Infatti, in essa diventa storia la misericordia e la tenerezza di Dio cantata dal profeta Mosè. Quando Israele era fanciullo, io lo amavo, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim, io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi sollevo un bimbo alla sua faccia. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo preme di compassione. Li guarirò e li amerò profondamente. Questo amore e questa guarigione interiore, Dio Padre l'ha attuata per mezzo del dono del suo unico figlio. Nei Vangeli di Marco, Matteo e Luca, Gesù annuncia che sarà schernito, flagellato e crocifisso, ma che il terzo giorno risorgerà. In San Giovanni, invece, Gesù presenta la sua passione come una esaltazione. Dice: io quando sarò elevato da te, attirerò tutti a me. E Giovanni commenta: diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. L'esaltazione di Gesù dunque non avviene in paradiso, ma sulla croce. È infatti nella passione che Gesù incomincia la sua salute, la quale proseguirà nell'innalzamento sulla croce, quindi nell'innalzamento della risurrezione ed infine in quello dell'ascensione, quando il Signore Gesù ritornerà definitivamente al Padre. Passione, morte in croce, risurrezione, ascensione, costituiscono così un unico momento della vita di Cristo. Giovanni nel suo Vangelo, ponendo in evidenza il tema dell'esaltazione, non nega la materialità della sofferenza di Cristo, ma descrivendoci i tragici fatti della passione, non intende suscitare nei confronti di Cristo la nostra compassione. Ciò che l'Evangelista vuole mettere in risalto è la regalità di Gesù, la sua vittoria sul male e quindi il valore salvifico della sua morte. Gesù, innalzato da terra, prenderà il posto del diavolo e poiché sostituisce l'odio e il peccato con l'amore e il perdono, l'uomo potrà con fiducia e speranza rivolgersi a lui per essere salvato e ritrovare la via che conduce a lui. Quel povero corpo esangue e trafitto è la sorgente della vita per tutti coloro che si rivolgono a Cristo. La passione dunque non è una sconfitta, ma un evento glorioso, in quanto mette in chiara evidenza l'amore di Cristo per il Padre e l'amore del buon pastore per lui. Quando un uomo ha la possibilità di incontrarsi con l'infinito, assoluto e vero amore di Cristo, viene da esso interrogato: popolo mio, che male ti ho fatto? E se non si tratta di un cuore prevenuto e intuito, si lascia provocare ed anche attirare da tanto. E quanto vivremo tra poco nella grande preghiera di intercessione.